Buonasera a tutti, autorità civili, militari, familiari. Vedere questo ciccione, questi ragazzi, questi bambini, che a casa Massima mi hanno dato un abbraccio, ogni quel giorno io mi sono commosso per l'abbraccio che voi mi avete dato. E come voi vedete io abito qui e non ho nessuna voglia di andare via. Perché chi deve andare via di qua è la mafia, è la criminalità organizzata. Loro pensavano che noi ci dovevamo chiudere nel dolore, nel silenzio, e loro dovevano sorridere. Invece al contrario, noi siamo qui e rimarremo per tutta la nostra vita. E ringrazio tutti voi qui presenti, la regione, l'avviso pubblico, poi il suo sindaco, io devo trovarti a Bitonto a parlare del giardino dove mi avevano donato un limone, il parroco della cattedrale di Bitonto. E sono qui perché io continuo ancora a girare in tutta la Puglia e vado anche oltre la Puglia e non mi fermerò mai. Io qui, diciamo che sono andando oltre la Puglia, sono arrivato a Napoli. Il 30 di dicembre sono stato a Torre Annunziata a ricordare Giuseppe Vero Palumbo, una persona stupenda, una moglie stupenda che fu ammazzato per sbaglio perché il 31 di dicembre sparano i fuochi d'artificio, un corpo è passato dalla finestra e gli ha preso a cuore e ha lasciato una bambina, una moglie, Carmela Servino, che sta lottando contro la criminalità, contro la camorra. Il 2 di febbraio sono stato a Secondigliano a ricordare un grandissimo, diciamo, una persona speciale ed era Ciminiello, Gianluca Ciminiello. Un ragazzo, pensate un po', che era uno che fa i tatuaggi, per un tatuaggio si ammazza una persona, non è giusto questo. L'11 di giugno sono stato al Vomero a Napoli, dove si è ricordata Silvia Ruotolo, l'11 giugno. E Silvia Ruotolo si è trovato in una sparatoria, in un freno a fuoco, e aveva tra le mani un bambino piccolo di 5 anni. Oggi quel bambino è qui con lui, ed è Francesco. Francesco, quando sono stato lì a parlare al Vomero, a Napoli, dove c'era il sindaco dei Magistri, e c'erano loro, conosciuto anche altri familiari delle vittime innocenti della Camorra, loro mi vogliono tutti a parlare lì. Io gli ho promesso che verrò a parlare nelle piazze di Napoli, non ho paura della Camorra. Non ho paura della criminalità organizzata di Bari Vecchia. Di solito queste commemorazioni di solito le fanno nelle strutture, io invece no, io lo faccio sempre qui ogni anno perché voglio far capire a questa gente che lo Stato è qui presente. Non comandate voi, non comandano la criminalità organizzata in quartieri di Bari Vecchia, ma lo comanda lo Stato. Quindi se non hanno tanto di quella voglia di restare, di cambiare volto, di cambiare pagina, è meglio che vanno via, perché qui ci siamo noi, la gente onesta. E qui vorrei i familiari delle vittime di mafia della Puglia, anche Francesco, la famiglia Rignelli, Paolo Marcone, Nizzi, la famiglia Nizzi. Rignelli sono qui, ci siamo tutti. Ecco, io chiederei a tutti voi. Ognuno di noi ha perso un papà, una mamma, un fratello, una sorella, un figlio, una figlia. Vogliamo che ci guardiate negli occhi. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di un vostro abbraccio. E ovvio che non ci lasciate soli, perché voi avete bisogno di noi, anche noi abbiamo bisogno di voi. Grazie. Beh, io ringrazio tutti, al più piccolo al più grande. Beh, avete visto quante famiglie che soffrono, ma col dolore nel cuore andiamo avanti. Lo facciamo non per noi stessi, ma anche per voi, per avere i vostri figli un futuro migliore. Cercate di capirmi. Non parlate sparlate a vanvera che siete ignoranti alla materia. Io lo dico alle mamme.
le mamme della città vecchia che vi conosco uno per uno. Cercate di svegliare che siamo nel 2016. Io li chiamo ignoranti, a modo di loro però. Cercate di svegliare che avete dei bei figli, date un buon futuro a quei bambini che stanno crescendo. E non pensate, ehi, non vengo, io me ne sbatto se mi chiamate in vano, me ne sbatto perché ho sbagliato 15 anni fa, ho sbagliato a non parlare con le forze dell'ordine. Le istituzioni sono state, lo dico sempre, una vigliacca per loro, per i cani sono stata una vigliacca per paura. Ho capito tanti. Hanno più paura loro di noi, ma non noi di loro. Troppo tardi ho capito. Perché se io collaboravo nel 2000, nel 1999, e c'era la merda di persone qua vicino a vendere, può darsi che Michele stava con me, con la mamma. E la parola mamma mi manca tanto. Ricordatevi, mamme! Mamma ti fa male, che ti manca. E non aspettare che domani ammazzeranno un vostro figlio. Io non posso dire ha fatto bullying. No! Mi fa male pensare che un'altra mamma piangerà anche se è un figlio di criminalità. Mi fa male. E se questa persona sta parlando da dietro, si faccia avanti e venga a parlare in faccia della Lazio. Non parlare da dietro, lo sapete perché? Vi ringrazio tanto, perché sono contento. Era una vigliacca se non fa viva. Grazie. C'è Francesco Clemente che vuole portare i saluti di tutto il coordinamento dei familiari della campagna. Buonasera a tutti, io sono onorato di essere qui. Per ricordare insieme alla famiglia Fazio il figlio Michele. Io penso che tutte le vittime morte per causa mano criminale non devono essere mai dimenticate. Mai dimenticati come cani abbandonati. Ma questi sono esseri umani che hanno perso la vita per mano criminale. Quindi dobbiamo liberarci, dobbiamo iniziare a denunciare, basta indifferenza, basta onestà, che noi dobbiamo liberare la nostra città in una città piena di colori, non deve essere più quella città grigia. Il messaggio che voglio dare soprattutto ai bambini, perché che vedo qui presente, dovete decidere da che parte stare. Decidere se prendere la strada giusta, nel senso che ci date una mano, siete uomini liberi, ci date il sostegno a noi familiari di andare avanti, di iniziare a prendere una vita migliore di quello che è, iniziare a far cambiare la nostra città, oppure decidere la strada, quella cattiva. La strada criminale che dipende o chi viene da una famiglia camorristica oppure proviene da una famiglia per bene, ma ci sono delle frequentazioni di amici al di fuori sia delle scuole e sia dalle famiglie, ma dipende dalle conseguenze che poi quello che conviene dite, che sarebbe morte o galera. Allora, il nostro impegno è quello di oggi di ricordare Michele stando ogni giorno stare vicino alla famiglia Fazio e ricordare ogni giorno, raccontare amici, parenti, cugini chi era veramente Michele Fazio tramite le parole della famiglia. Grazie a tutti. Molte volte a noi familiari viene detto che siamo delle persone straordinarie perché incontriamo i ragazzi delle nostre scuole di ogni ordine e grado, ma vi posso assicurare che riusciamo noi arricchiti dopo aver incontrato i bambini che davvero ci danno qualcosa in più, ci trasmettono veramente una cosa che vi auguro di portare nelle vostre case, avere il cuore dei bambini, perché è davvero qualcosa in più. Grazie a tutti.